Questo è un telefono che si piega, ormai non ci stupiamo più, questo è il quarto modello della serie Flip di Samsung che accompagna la serie Fold sempre di Samsung, è lo Z Flip 4 che a differenza dello smartphone che diventa tablet, questo è un piccolo quadratino che diventa smartphone. È una metà della strategia di Samsung nel settore appunto dei foldable, dove di fatto l'azienda sudcoreana è l'unico player al momento, perché è l'unica che ci sta investendo davvero. Perché LG ha annunciato uno smartphone arrotolabile e poi si è ritirata direttamente dal settore, non fa più smartphone. Motorola con Razr ha fatto un prodotto che è rimasto un po' lì, mezzo fatto, mezzo non fatto, ma comunque ormai lo vende solo in Cina. TCL ha presentato un prototipo un po' foldable, un po' arrotolabile, ma è rimasto un prototipo. E poi chi c'è? Oppo con il Find N, Huawei, però i loro prodotti in questo momento li distribuiscono solo in Cina, quindi qua c'è poca roba. E poi c'è il Surface Duo di Microsoft che però, vabbè. Di fatto nei pieghevoli chi ha iniziato non proprio benissimo adesso è l'unica azienda che ci sta investendo. Nel 2021 Samsung ha spedito 10 milioni di pieghevoli con una fetta di mercato dell'87%, quindi in questo momento ci sono solo loro. Ma c'è un motivo, perché l'azienda sudcoreana può permettersi di sperimentare e anche di fallire, lo sappiamo benissimo, perché il primo modello di Fold, questo è il secondo, non è il quarto, è stato un po' un disastro inizialmente, perché di fatto il primissimo modello non è uscito, è stato lanciato, poi il lancio è stato annullato, poi è stato rilanciato, una cosa che sicuramente a Samsung è costata una fortuna. Ma l'azienda può permettersi di inciampare in questo modo, evidentemente vende abbastanza elettrodomestici per coprire i buchi della ricerca e sviluppo dei foldable. E da parte delle altre aziende non è che abbia tutta questa pressione, perché Apple in questo momento non sta presentando un foldable e probabilmente non lo farà prima di qualche anno, e quando lo farà probabilmente dirà che ha inventato il segmento. Google ha appena imparato come fare un telefono normale in maniera decente, figuriamoci un foldable, quindi non è che ci sia tutta questa pressione da parte dei competitor. E le altre, come dicevamo prima, si sono perse per strada. E quindi siamo arrivati a questo, lo Z Flip 4, un modello che in realtà non cambia, non ha grandissime modifiche rispetto a quello dell'anno scorso, che era un po' il momento in cui sia per il Flip che per il Fold i due pieghevoli di Samsung hanno raggiunto una loro maturità, sicuramente più rifiniti dal punto di vista del design, anche più resistenti, perché peraltro sono resistenti all'acqua, che per un pieghevole non è una cosa scontata. E anche quest'anno abbiamo questi due segmenti, quindi un Flip che è un piccolo quadratino che diventa un telefono tutto sommato normale con un piccolo schermo esterno, e poi un Fold, questo ripeto non è il Fold 4, che parte da uno smartphone normale, diciamo, e diventa un piccolo tablet. Un segmento, quello del Flip, che a me piace molto, ma che Samsung mi sembra stia targetizzando molto per le donne, più comodo magari mettersi questo in una tasca più piccola, in una borsetta o altro, però questo va a gusti, a me, ripeto, se dovessi scegliere tra i due sceglierei questo. Rispetto al modello dell'anno scorso cambia poco, due cose però importanti: un processore nuovo, lo Snapdragon 8 Plus di prima generazione, e una batteria leggermente più grande, adesso è da 3700 mAh, che lo rende un pochino più affidabile nella giornata. C'era un po' un problema prima di autonomia, adesso diventa gestibile, non tanto quanto un telefono enorme con una batteria più grande, però si arriva a fine giornata. Ma per il resto la scocca è quella dell'anno scorso, quindi abbiamo questo schermo frontale piccolo con il quale accedere alle notifiche o ad alcuni controlli come quello della musica, il meteo, e una cosa molto carina, se si preme due volte il tasto di accensione, la fotocamera, che può essere utilizzata così anche per girare dei video o per fare delle foto, ovviamente utilizzando le fotocamere frontali. Lo schermo interno 6,7 pollici Dynamic AMOLED, insomma come quello del modello dell'anno scorso, che si piega appunto così. A differenza del Fold 4, che ha una fotocamera frontale under display, quindi nascosta dallo schermo, questo ha una normale fotocamera frontale, quindi non è diciamo coperta dallo schermo. Per quanto riguarda le fotocamere posteriori, restano da 12 megapixel, cambia il sensore, cosa che rende questo Z Flip Phone non un top di gamma nella fotografia, ma un telefono che comunque fa delle foto decenti, con un buon contrasto anche quando non c'è una luminosità ottimale. Manca ovviamente lo zoom, perché queste due camere sono
sono grandangolare e ultra grandangolare. Adesso usciamo e vi faccio vedere alcuni esempi di fotografie scattate nell'unica giornata di pioggia di questo di quest'anno a Milano. Però vabbè, ci sta, è un po' anche moody, no? Così. Ok, abbiamo fatto un po' di foto sotto la pioggia milanese d'agosto e, come dicevo prima, buono il contrasto, buona la definizione anche in una situazione di luce che non è particolarmente ottimale, non c'è sole pieno. È una camera che funziona per il nuovo sensore, funziona per anche il processore, come tutti i telefoni fa una post produzione una volta scattato, quindi è un buon telefono da portarsi in giro, soprattutto pensando che grazie a questa forma lo si può utilizzare facilmente anche per registrarsi o così o così. Sull'utilizzo di questo telefono però entra un po' in gioco il fattore personale. A me, ripeto, piace molto di più questo form factor, perché ti permette di fare cose un pochino più simpatiche secondo me rispetto al Fold 4, che magari è più una macchina da multitasking, ma a me non è quello che interessa. Per esempio, in questo modo io posso scattare delle foto o fare dei video semplicemente piegando lo schermo e appoggiandolo. Ovviamente l'interfaccia va ad adattarsi a questa piega, ma una cosa carina è che Samsung ha fatto un accordo con Meta, e quindi quando noi andiamo a fare una storia, se lo teniamo tutto aperto l'interfaccia è quella classica, se invece andiamo a chiuderla si va ad adattare, quindi io posso appoggiarlo in questo modo e andare a fare una storia così, e questa è una cosa comoda. Purtroppo funziona solo su alcune applicazioni che supportano questa cosa. Instagram e Meta appunto hanno fatto un accordo con Samsung, TikTok già non l'ha fatto, quindi non potete utilizzare questa funzionalità. Cioè, potete appoggiarlo così, ma l'interfaccia non si adatta. Per le videochiamate anche è molto comodo, perché è come se fosse un piccolo tablet, quindi la fotocamera è subito sopra lo schermo, non sembra che guardiate il lato come succede con l'iPad o con lo Z Fold 4. E in generale questo appunto è una cosa personale. A me l'idea di avere un telefono normale che poi si chiude, lo metto in tasca, è piccolino, piace di più. E lo schermo frontale funziona, si può personalizzare sia nella schermata dell'orologio che poi nei vari widget, c'è un registratore, c'è la sveglia, c'è il timer, c'è il calendario, c'è il meteo. Questi poi si possono aggiungere a seconda di quello che serve a voi. Prezzi, siamo lontani dalle vette dei primi modelli che superavano i 2000 euro, partiamo da 1100 qualcosa euro per lo Z Flip 4, 1800 qualcosa euro per lo Z Fold 4, ci avviciniamo più a prezzi di top di gamma normali, quindi qui al momento dell'acquisto bisogna pensare quanta necessità abbiamo di un foldable rispetto a un telefono, un top di gamma che con 1100 riesce a portarti a casa, che sia di Samsung, di Apple, quello che è. Volete un telefono piccolo, trasportabile, comunque adesso con una buona fotocamera e con una batteria che dura, allora va benissimo questo. Se cercate il top delle fotocamere, il top dell'autonomia e il top di tutto, ovviamente bisogna ancora andare su un telefono con un form factor normale. Però è interessante il fatto che Samsung stia continuando a investire e a fare ricerca sui foldable, perché è davvero l'unica. Speriamo lo facciano anche altre aziende, perché quando non c'è competizione il mercato diventa un po' noioso. E vedremo se questo settore sarà una cosa che durerà a lungo e se vedremo sempre più pieghevoli per strada.